di là, di là. Il progetto di oggi è un omaggio che il Comitato ha fortemente voluto a compimento del desiderio del presidente storico, ingegner Giampaolo Ferrari, di valorizzazione di questo angolo della città. La restaurazione è la riconsegna ufficiale della fontana dopo i lavori di restauro conservativo. Questo lavoro, la realizzazione di questo progetto, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del sindaco dottor Alessandro Canelli, che ha coinvolto Novara Acqua VCO, che si è fatta carico di tutte le strutture per il funzionamento della fontana. Come tradizione del nostro club è presentata una pubblicazione. La pubblicazione abbiamo deciso di dedicarla alla fontana, alla sua storia, ed è stata il frutto del lavoro dell'architetto Angela Maria Malosso attraverso una meticolosa e appassionata ricerca storico-documentale presso l'Archivio Generale del Comune, che ha messo a disposizione la documentazione necessaria per terminare questo libro. In realtà è dal 2015 che, su sollecitazione di Giovanni Casadedio, allora comandante della Guardia di Finanza provinciale, c'è stata una richiesta per recuperare e restaurare questa fontana, ma al di là del valore in sé del restauro della fontana, l'impostazione che abbiamo voluto dare, che stiamo dando alla città, di recuperare e di avere maggiore attenzione verso i monumenti della nostra città, e quella cura della città che i cittadini vogliono per un maggiore decoro urbano. È stata un'iniziativa che abbiamo accolto con grande entusiasmo. La proposta di rinnovare un manufatto risalente al 1954, ammalorato da anni di non manutenzione adeguata, è stata subito accolta con grande interesse. Primo, perché restituiamo alla città di Novara un pezzo di storia del suo patrimonio artistico. Secondo, perché è in memoria di una persona a noi conosciuta, stimata, un grande amico, con quale tra l'altro io ho avuto il piacere di collaborare a metà degli anni 90, e quindi abbiamo accolto con grande entusiasmo questo intervento. Siamo intervenuti con quelle che sono le nostre competenze, quindi nella gestione della parte prettamente idraulica del manufatto e architettonica, dietro le indicazioni che ci sono state date. Quando si interviene su un'opera che è un po' datata, non si interviene mai alla cieca, ma bisogna fare una ricerca d'archivio. Il Comune di Novara mi ha messo a disposizione il suo archivio generale, da cui abbiamo recuperato tutte le fonti documentali e che ci hanno consentito di capire perché e come era stata costruita la fontana e poi procedere al restauro. E in questo senso, alla fine, quando abbiamo visto il materiale che avevamo in mano, abbiamo detto: ricordiamo il lavoro attraverso un piccolo volume, ricordiamo insieme Giampaolo. Nel libro, nella copertina del libro, ci sono i ringraziamenti a questo grande uomo che ha passato la sua vita ad occuparsi di valorizzare la città di Novara, e lasciamo ai posteri, perché gli archivi, purtroppo, soprattutto anche quelli recenti, spesso perdono le parti. Questo progetto parte quasi 4 anni fa, benché sia stato un restauro insomma dimensionalmente contenuto, ma è stato molto sofferto. Io ribadisco i ringraziamenti a Fulvia, perché veramente ha portato avanti questo progetto buttandosi dentro anima e corpo, progetto che era partito dal mio papà un po' come avvio della cosa sul comitato degli Interclub, e poi ha visto la luce oggi in questa maniera. Ecco, come ho detto prima, l'auspicio è che la città continui a conservarlo e che quindi non venga, ahimè, come spesso avviene, immediatamente deturpato. Bene.